Bene, ciao Angeli, ciao Unicorni, ciao Arcobaleni e bentornati in un altro video. Torniamo a parlare di letture energetiche. Questo video, come quelli precedenti, e se non li avete visti, ho già fatto quelli. A questo punto non so quale è già uscito, penso quello Esseno, della lettura Essena sicuramente. E se ce ne sono anche altre, tra cui quella dei chakra, ve le linko sempre qui giù nel commento in evidenza. Se non le avete visto, potete recuperarle. Quindi anche questo video è in collaborazione con Barbara White Fang, ve l'ho presentata in altri video. Lei è una radiestesista, operatrice radionica, maestra Feng Shui ma e maestra Reiki, ma anche esperta nelle discipline olistiche orientali, quelle asiatiche e in particolar modo quelle cinesi. Infatti si occupa anche di Bazi e Tong Shu. Se non sapete cosa sono, ho fatto l'anno scorso un video a riguardo e ve lo linko sempre giù nell'info box. Ogni lettura che io vi presento, compresa quella di oggi, è Barbara appunto a farle, quindi se vi interessano vi lascio i contatti di Barbara qua giù nel commento in evidenza, il suo sito e la sua email. Vi ricordo che lei tiene anche corsi di radiestesia e di Reiki, se vi interessa, se mai vo voleste impararli, potete contattarla perché lei proprio insegna, è anche un'insegnante. Allora, oggi parliamo del registro planetario, ho i miei appunti qui dietro. Oggi andiamo a parlare dei registri planetari, che sono meno conosciuti dei loro, diciamo, colleghi più famosi, più conosciuti, appunto, registri akashici. E restate sintonizzati perché presto arriverà un video anche sui registri akashici, perché ho delle esperienze da condividere con voi. E anche il mio gatto che è qui sotto, se sentite rumore è lui. Allora, dicevamo, oggi guardiamo il registro planetario, cos'è e a cosa può servire? Non è molto conosciuto, infatti pochi operatori olistici lo praticano perché spesso appunto sono lettori di registri invece akashici. Dunque, la lettura del registro planetario permette di capire la vostra anima e di capire in quali pianeti o anche altri universi paralleli ha vissuto, quindi non solo le vite precedenti terrestri sulla Terra, ma anche proprio altri pianeti, altri mondi. E vi aiuterà a capire anche quali compiti avevate in queste vite e vi darà la possibilità di entrare in contatto con queste energie e risvegliare il vostro karma cosmico. Il registro planetario, come si legge, si può fare attraverso canalizzazioni o tramite i viaggi astrali, che ci permettono di portare, di acquisire informazioni interessanti su questa dimensione, in questa attuale vita. Come dicevo, non è molto conosciuto il registro planetario perché spesso le informazioni oggi sono basate invece sui registri akashici, che a differenza di quello planetario, monitorano l'anima e raccolgono le esperienze delle vite precedenti, anche oltre a quella attuale, però terrestri. Qui andiamo oltre la Terra, ok? Questo lavoro è abbastanza lungo, questa lettura viene svolta in più giorni perché si fanno più viaggi astrali che non si fanno in un solo giorno, appunto. Quindi come facciamo a vedere l'esperienza della nostra anima in pianeti precedenti? Quali sono gli step che farà Barbara in questa lettura? Allora, la prima è l'oracolo della balena madre. Chi è e cos'è la balena madre? Essa fa parte del sistema dei codici di luce turchese, sto leggendo dagli appunti, così definiti in quanto questi cetacei, le balene, avevano in passato l'incarico di salvaguardare Gorgona, ossia l'isola che rimase dopo la scomparsa di Lemuria. Lemuria è piuttosto famosa, ma per chi non sapesse che cos'è, era una città dove c'era una civiltà antica e avanzata. C'è chi dice addirittura che venissero da altri pianeti, un po' alla stregua della più famosa e più conosciuta Atlantide. Anch'essa, anche Lemuria, scomparsa come Atlantide. Una cosa interessante che ho scoperto grazie appunto al registro planetario è che l'Antartide è custode delle memorie planetarie del mondo, poiché è proprio tramite l'acqua ghiacciata che possiamo mantenere l'informazione integra. È solo allo scioglimento del ghiacciaio, che arriva in epoche preposte, come è successo anche in passato, le persone possono assimilare i segreti rivelati, appunto. Le anime antiche, perché Lemuria è antichissima, è ancora più antica di Atlantide, si dice, le anime che sono state a Lemuria
avevano appreso, avevano questa conoscenza e per loro era la vita normale, la quotidianità. Era proprio un indottrinamento che poi sarebbe servito nel tempo e nelle ere successive a modificare l'uomo e ad apportare sempre più conoscenze. La balena madre, tornando appunto a lei, è guardiana di tutto l'Antartico e custodisce i segreti dei registri planetari, ovvero di tutte le ere della Terra e di tutti i passaggi che hanno significato evolversi. Nel mondo di oggi è ovviamente difficile percepire questi schemi, poiché abbiamo una realtà molto limitata da come ci è stata insegnata, da come ci è stata e da come ci è stata posta andando a modificare proprio la programmazione del nostro DNA. Quindi riconnettersi a queste energie significa riscoprire parti di noi, significa sentire parti di noi che non credevamo di avere. Il primo step quindi di questi registri planetari è l'oracolo della balena madre, che in questo caso si avvale, poiché Barbara è una radiestesista, della radiestesia, ovvero è un'analisi svolta con la radiestesia e appositi quadranti che Barbara stessa ha sviluppato in base alla conoscenza di questa dimensione. L'oracolo vi può dire qual è la missione su questa terra, come divenire un canale di informazioni, quali conflitti avete avuto nel tempo, se avete vissuto sulla Lemuria e se sì, nella prima fase, nella seconda fase. Poi dove siete stati successivamente, quindi altre vite qua sulla Terra, ma anche ovviamente altre vite su altri pianeti o altri mondi. Insomma, c'è una lettura, diciamo, di tutto il registro, appunto, vedete tutta la cronologia della vostra anima, dove avete vissuto, se eravate uomo o donna o un'altra specie, ovviamente, qual era la vostra missione anche in quelle epoche o in quei mondi. A cosa avete preso parte, se siete stati, non so, se avete inventato qualcosa, se siete stati, avete lasciato, diciamo, in eredità qualcosa all'umanità o in altri pianeti. Insomma, vi descrive che cosa avete fatto nelle varie incarnazioni, qual era il vostro lavoro, il vostro compito, di cosa vi occupavate, quali erano i pregi, quali erano i difetti, eccetera, eccetera. E queste sono, le risultanze che verranno fuori dall'indagine radiestesica. Che utilizza appunto questi grafici, queste tavole planetarie. Dopodiché, lo step successivo è proprio la canalizzazione della rete dell'acqua Antartide. Perché la rete dell'acqua? Poiché, essendo l'acqua detentrice dell'informazione primaria in sé, dobbiamo connetterci, appunto, Barbara si connette con essa per avere notizie. Quindi si connetterà. Ora, io sto leggendo, lei mi ha dato una lettura. Di una persona come esempio, che non ve la leggo nel dettaglio perché ovviamente è soggettiva, è personalizzata, è diversa ogni volta a seconda della persona e della propria esperienza, quindi non è detto che quello che viene fuori qui, sarà poi cosa, quello che esce a voi. Possono dirvi molto, possono dirvi poco, potrebbero dire che non siete pronti a sapere, dipende ovviamente da persona a persona. Quindi, dopo che la rete dell'acqua Antartide vi avrà dato, queste prime nozioni, queste prime informazioni per approfondire lo step successivo è il viaggio astrale nella rete dell'acqua Antartide. E anche qua, qui non avrete solo informazioni, questo è un viaggio astrale, penso tutti sappiate cosa sia, quindi Barbara vi descriverà proprio quello che vede durante il viaggio, quindi ci saranno dei veri e propri, diciamo, una sorta di cortometraggio, di film, chiamatelo come volete. Non solo risposte dalla rete dell'acqua o dall'oracolo della balena, vedrete proprio, o meglio, vedrà Barbara e poi vi riferirà delle scene e paesaggi, che cosa, ci saranno dei dettagli che a voi potrebbero ricordare qualcosa, perché sentendo il viaggio astrale potrebbe tornarvi la memoria o potrebbe risultarvi un déjà vu o potreste capire alcune cose. Lei vi riferisce ciò che vede e sta a voi poi assorbire le informazioni e renderle utili, insomma, utilizzarle. Ovviamente, come ho detto prima, tutto questo non avviene in un giorno solo, eh. C'è un viaggio astrale per ogni giorno, uno diverso in ogni giorno. Quello che arriva dopo a questo che abbiamo appena passato è la canalizzazione dei 13 guardiani bianchi, ai quali, essendo una canalizzazione e non un viaggio astrale,
Barbara potrà fare domande per conoscere appunto i dettagli della vostra anima e delle vostre vite passate. Per esempio, su questo esempio che lei mi porta, ha chiesto informazioni sull'anima di X e i guardiani hanno risposto, per esempio, che quest'anima a un certo punto era stata ricollocata su un determinato pianeta, che tra l'altro io non conosco, che quindi credo non sia nel nostro sistema solare, per dirvi appunto, essendo planetario, vede la collocazione in qualunque punto dell'universo, in un determinato tempio in questo caso, e quindi dopo aver ringraziato i guardiani bianchi, si va ad approfondire quello che loro vi hanno raccontato. Quindi se vi dicono che sono andati sul pianeta X, lo step successivo è il viaggio astrale di Barbara su quel pianeta. Quindi, dopodiché c'è un viaggio astrale sul pianeta o pianeti, che può anche non essere solo uno, che vi hanno indicato i 13 guardiani. E anche qui, essendo un viaggio astrale, vi troverete davanti al guardiano di quel pianeta, se quel pianeta ne ha uno, e potrete fare domande. Barbara, come sempre, vedrà alcune cose, ci saranno delle scene che vi verranno riportate. E se c'è il guardiano, si possono chiedere informazioni tramite il viaggio astrale anche a lui. In questo caso, ad esempio, questa persona ha detto che a un certo punto il guardiano di questo pianeta ha detto che la persona in questione, di cui sto leggendo l'esempio, è finita su Nettuno, pianeta che conosciamo. Quindi, che cosa si fa? Di nuovo un'indagine radioestesica, in questo caso su Nettuno, per avere informazioni su quali compiti l'anima in questione avesse su quel pianeta. Barbara si può avvalere, oltre della radiestesia, dei viaggi astrali e delle connessioni, anche dell'aiuto delle proprie guide spirituali. Qui c'è poi la descrizione di cosa facesse quest'anima e quali erano le sue caratteristiche sul pianeta Nettuno. E come sempre, dopo l'indagine radiestesica, arriva, ormai l'avete capito, il viaggio astrale, in questo caso su Nettuno, per poter vedere meglio. Allora, questa ve la leggo ad esempio perché, essendo Nettuno nel nostro sistema solare, sappiamo com'è composto, no? Grazie alla scienza. Ad esempio, in questo viaggio astrale non si vede molto. Barbara si ritrova in una bolla gassosa molto densa, misto a ghiaccio e acqua, dove c'è tanto gas, non si vede quasi nulla ed è impossibile sapere cosa c'è intorno perché ci sono dei venti veramente forti. Si cammina, ovviamente parlando sempre di corpo astrale, con grande fatica, c'è come una spinta che trascina a terra, quindi la gravità superiore, ovviamente. Il terreno è bluastro, striato, ma è un terreno che crea dei vortici, è un terreno mobile, non fisso come quello della terra, non fermo. E premendo con la mano cambia aspetto a seconda della pressione ottenuta. È tutto molto scuro, non c'è luce, è un luogo molto strano, insidioso e non ospitale. E questo, ad esempio, è tutto ciò che si ricava in questo caso, non è detto che sia così con voi, ovviamente, da questo preciso viaggio astrale su Nettuno. Poi, ovviamente, se ci sono stati altri pianeti, altre costellazioni, altre galassie, si va avanti con questi step, quindi indagine radiestesica, connessione e viaggio astrale. La persona in questione poi era stata sulla costellazione di Pegaso, quindi c'è il viaggio astrale anche lì, oltre alla connessione, eccetera, eccetera. Così fino a che non si esaurisce, diciamo, tutti i posti in cui l'anima è stata. E questa è la lettura del registro planetario. C'è tanta roba, io ve l'ho dovuta riassumere molto anche perché non vi posso leggere tutto perché appunto è personale, quindi non è nemmeno standard, cioè i passaggi sono standard. Poi però si vedono e si sentono e si imparano cose e informazioni diverse per ogni persona. Vi faccio un esempio che per noi è quasi impensabile, del tipo blow my mind. Anziché da un pianeta potreste venire da incarnazioni precedenti, da un buco nero. Che sembra roba da pazzi dirlo qua sulla Terra, detto da un umano, però l'anima viaggia ovunque, l'anima può essere stata ovunque, in posti per noi anche impensabili che magari neanche sappiamo esistono ancora, perché la scienza della Terra è limitata ovviamente alla nostra conoscenza, è limitata rispetto a quella universale. Beh, i registri planetari vi danno un sacco di informazioni che spesso nei registri akashici non ci sono, quindi è
diciamo, più completa, più approfondita e vi può dare informazioni che possono dare risposta a domande che avevate o a sensazioni che avevate. La famosa sensazione di essere già stato qua sulla Terra in un posto dove non siete mai stati, di aver già visto una persona che avete appena conosciuto, di aver fatto già una cosa, aver già avuto una conversazione che non avete mai fatto o non avete mai avuto, sono di solito dei déjà vu derivati dal piccole rimembranze delle vite passate. Ma potrebbe anche essere che alcuni di voi hanno ricordi, prettamente di solito nei sogni, di altri pianeti, di altre galassie. Vi è mai successo? Sono sicura che a qualcuno di voi è successo di avere, di sognare, più che sognare, era di solito un viaggio astrale fatto durante il sonno, di avere questa visione di quello che sembra una vostra vita precedente. Ma non sulla Terra, su un altro pianeta, magari con un altro aspetto, ovviamente di un'altra razza, ma di vedere scene di vita quotidiana nei dettagli e non ve lo siete mai spiegati. Grazie ai registri planetari invece potreste trovare risposta e capire dove eravate e dire: ah, ma ecco perché vedevo quelle cose, sognavo quelle cose, la mia anima in qualche vita è stata lì. Quindi secondo me è molto utile ed interessante, sicuramente affascinante, perché vedete anche altri pianeti e non solo quelli del sistema solare nostro conosciuto. Quindi spero di avervi incuriosito, fatemi sapere se la conoscevate, lasciatemi un commento, ditemi se la proverete, se vi ho messo un po' di curiosità, i contatti di Barbara ce li avete, lo sapete. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdere altri video e se avete richieste per video futuri, fatemi sapere qua in un commento, mi raccomando. Noi ci vediamo a presto con un altro video. A presto.